Ferragni rompe internet. Nuove regole per gli influencer. L'Agcom, autorità garante delle comunicazioni, in Italia ha introdotto nuove regole per gli influencer, ispirate dal caso del Pandoro di Chiara Ferragni. Queste regole riguardano gli utenti con più di 1 milione di follower su qualsiasi piattaforma sociale, imponendo una maggiore trasparenza nelle pubblicità. Le nuove normative mirano a chiarire quando i contenuti condivisi sono effettivamente pubblicità, contrastando la tendenza di alcuni influencer di nascondere o minimizzare le etichette pubblicitarie. In particolare, il problema risiede nel fatto che spesso l'hashtag cancelletto ad, che indica un contenuto sponsorizzato, è poco visibile o posizionato in modo tale che gli utenti non se ne accorgano facilmente. Le principali disposizioni annunciate da Agcom includono: riconoscibilità della pubblicità. Gli influencer dovranno rendere chiaramente riconoscibili i messaggi pubblicitari, possibilmente con una sovrimpressione che indichi esplicitamente la natura pubblicitaria del contenuto. Rispetto delle norme dei media tradizionali, gli influencer dovranno aderire alle stesse regole che regolano radio e televisione, inclusi il rispetto degli interessi e valori collettivi, l'evitare discorsi d'odio, discriminazioni e la diffusione di fake news. Protezione dei minori e della privacy. È richiesto il rispetto della dignità umana, della privacy, e la protezione dei minori che potrebbero essere esposti ai contenuti. Proibizione di certi tipi di promozioni. Gli influencer non potranno promuovere il gioco d'azzardo, medicinali non autorizzati, abuso di alcol o prodotti a base di nicotina, specialmente quando i loro contenuti sono indirizzati anche ai minori. In caso di violazione di queste norme, l'Agcom può imporre sanzioni pecuniarie significative, che variano da un minimo di 10.328 euro fino a un massimo di 258.228 euro. In alcuni casi, come la violazione delle norme a tutela dei minori, le multe possono raggiungere i 600.000 euro. Anche se le nuove regole si concentrano sugli influencer con più di 1 milione di follower, quelli con meno follower non sono esentati dal rispetto delle leggi generali sulla pubblicità ingannevole e sulle pratiche commerciali scorrette. Queste misure seguono un trend internazionale di maggiore regolamentazione nel mondo degli influencer. In Francia, ad esempio, esiste già una legislazione che riconosce la professione di influencer e ne stabilisce i limiti riguardo ai prodotti promossi. Cosa ne pensate? A voi i commenti. Se il video ti è piaciuto, metti mi piace, iscriviti al canale e clicca la campanella per ricevere gli aggiornamenti. Grazie.